Comunque, allora, vi dico subito che questo dungeon è molto particolare. Molto particolare perché... non so se avete presente... Che è successo intanto? Oh, lì c'è una sala di gatto. Ok, mi si sono spaccati i vetri sotto i piedi, mi sa. Non so se vi ricordate... Pandora's Tower. Circa. Ah. Oppala. Piano Ammi. Brava Ammi. Ecco, circa Pandora's Tower. Lì c'è un cannone. Lì c'è un altro cannone. Lì c'è un terzo cannone. Perché giustamente non bastano due cannoni all'inizio. No, no, mettiamone un po' di più. C'è una ruota gigante. Oh, bello, sembrano amichevoli comunque. Cosa fate? Sparate? Sparate, vi devo uccidere? Oh. Vi devo uccidere. Orca miseria! Calmo, calmo, calmo. Calmo. Se quel robo la sparasse... Sarei anche più contento, perché almeno saprei... Perfetto. Fatto prima. Vai. E si sale. Allora, non è un dungeon particolarmente difficile. C'è solo il problema che è tutto di fatto di sti puzzle. C'era un altro cannone comunque, erano 4. Ma che, ma non c'è un cacchio da fare se non fare cannoni? Qua mi serve una palla. Belli quei ragni. Ancora ragni. Cosa mettiamo in un gioco? Ragni. Ma li abbiamo già messi? Ragni. Oh no. Più ragni per tutti. Bello, bello. Mi piace. Mi piace sta idea. Salvo che non si sa mai. Fammi vedere. Qua posso andare. Forse un'altra volta. Vediamo sti ragni, guarda, proprio una, che, le mie scelte, solo le mie scelte possono essere così. Fermati, fermati, Ami. Vedi quelle bestie rosse scintillanti? Ah, i ragni, sì. Quelli sono ragni fiammeggianti, assomigliano tipo spumeggiante. Assomigliano ai ragni blocco o ai ragni piattaforma, ma come vedi ti bruceranno per bene se li toccassi. Ti brucerebbero per bene se li toccassi, facci cauto, ok? Potresti farti male se tentassi di partire in quarta come sei solita fare. Ma aspetta, ma io non c'ho il robo del... Non ho il robo del coso? Aia, oh! Ma c'ho la tavoletta di... Ma infame, oh! Cioè, c'ho la tavoletta che mi fa vivere! Questa porta non si apre, ok. Allora... Come famo? Come faccio, scusa? Ma no, no, neanche con quello. Ok. Allora passo di qua. Però mi sembra strano. Dato che io c'ho la... La cosa... Sono scemo. Lo so, scusate. Sono scordato che il tempo giustamente torna a scorrere dopo un po'. Io c'ho la... come cacchio si chiama? Quella che mi protegge dal fuoco, la tavoletta, ma... Non funge? Non funziona? Mi hanno venduto una roba tarocca? Che? Bello quel posto là comunque. Molto... Molto socievole. Questa cosa devo ucciderlo? Lo voglio uccidere. Lo voglio uccidere, sì. Addio piccolo angelo! Adesso che abbiamo la spada e tutte le robe così... Molto più facile uccidere quei robi. Perché con... vi avevo già spiegato, non mi ricordo se ve l'avevo già detto, che con il rosario
Certi nemici cadono prima, con la spada certi nemici cadono prima, quindi c'è un'arma per ognuno, ma questo coso che fa paletta. Ma io sono un genio. Oh, ma fermalo. Aia, aia. Aiuto. Aiuto, ma porca. Allora. Oh. Ma fatti i cacchi tuoi. Schifo di ragno maledetto, schifoso di un ragno maledetto. Di uno schifo di ragno. Oh. Salve. Ah, aspetta, ma non è che devo usare il vento, vero? No, non credo. Sa che il vento non basta. Sa che la roba che ci serve, forse la troviamo qua. Non mi ricordo. Comunque sta roba è brutto quanto la fame. Mamma mia. Oh, video, è diventato un Gundam. Raga! Raga, è diventato un Gundam! Ma che cacchio? A un certo punto si è tolto lo scudo. Si era messo. Ma che cacchio? Ma davvero? Che era un Power Ranger quel robo, cos'è? A me. Brava. I soldini che fai? Lasci lì. Qua mi serve il tempo sicuramente. Quello che cacchio è un grammofono. Ammi, guarda. Guarda questo grande aggeggio. Ne viene fuori proprio una brutta tormenta. Hai capito quei demoni buoni a nulla? Stanno cercando di trasformare Kamui in un gigantesco cubo di ghiaccio con questa cosa. Dobbiamo fermarla subito, Ammi. Le tue tecniche dovrebbero fare il caso. Voglio dire, questo aggeggio non sembra così complicato. Beh, no, no. Ha voglia. Comunque sì, mi pare che sia qua quello che devo cercare. Cioè, l'ultimo coso che ci serve anche per quei ragni infuocati. Mi pare sia qua. Aspetta, ma io posso dargli fuoco? Forse sì. Forse no. Ok, allora aspetta, cosa devo fare? Non capisco se devo. Ah, no, aspetta, aspetta. Ah. Non l'avevo visto che c'era. Cosa? Non riesco a capire se. Ah, aspetta. Non riesco a capire se devo spaccare. No. No, là. Bomba. Ma porca. Qui. Non riesco a capire se devo spaccarli o devo fermarli. Cioè, fermarli non posso fermarli, sembra. Tutto molto strano. Tutto troppo strano. Vabbè, queste cose si incendiano. Ehi, Ami. Da un'occhiata a questo enorme disegno scolpito nel terreno. Fammelo vedere. C'è qualcosa di brutto lì, tra l'altro. Ah, la macchina della neve. Ok, ho visto. Fammi uccidere sto demente qua. Oppa là. Ok, è la macchina della neve. Che praticamente ci dice come sistemare le bocche, insomma, le facce. Wow, sembra un pittogramma molto antico o qualcosa del genere. So che ci vuole molta capacità a trasmettere un significato attraverso l'arte, ma questo pittogramma porta tutto ciò a un livello completamente nuovo. Sì, va bene. Allora, una è sopra, una è a destra e una è a sinistra. Va bene, non sembra difficile. C'è solo un problema. Come faccio a fermarli? Cioè, devo fermarli giusti. Che poi cosa devo fermare giusto? Gli occhi. Allora, sopra, destra, sinistra, no? Aspetta. Aspetta. Ah. Ah no, ok, ma se sono giusti. Ok. Se sono giusti si fermano e basta. Quindi te vai lì. E te muoviti. Finito l'inchiostro. Ma porca miseria. Dammi altro inchiostro. Te e te ti fermi lì.
Ok. È stato difficile capirlo. Farlo no. Però se mi spieghi che si fermano quando è giusto, grazie. Ok, comunque la macchina della neve è fatta. Ce n'è un'altra. Giusto? Tanto so che devo sbloccare il coso. Lo so che è qui. La mia ultima costellazione. Dammi la mia ultima costellazione. E qua la costellazione, guarda. Stai a vedere, guarda. Penso penso sia qui. La tredicesima è l'ultima tecnica del pennello che avevi perduto. Finalmente l'abbiamo trovata. Sì, è il coso. Non mi ricordo se era il bue. Era il bue, era, che non mi ricordo. Oh. Non mi ricordo se era il toro, vero? Che c'ha le corna. È il toro, è il toro. Ok. E non mi ricordo come si chiama, tipo... Non mi ricordo. Però c'ha la feschiettona anche lui. Itegami. Amaterasu, origine di tutto ciò che è buono e madre di tutti noi. In assenza ho preso rifugio qui, per poi restare intrappolato. Gli esseri malvagi contaminano il mondo con impurità e tenebre. Come una violenta bufera di neve, io, Itegami, dio del ghiaccio, sono ritornato. Ti do l'abilità di congelare i tuoi nemici allo zero assoluto. Sono l'ultima delle 13 divinità che stavi cercando. Ora possiedi il potere per porre fine al male per sempre. Ha proprio modestia a parte, no? Sì, sono l'ultima che cercavi, lo so, grazie. Tredicesima e ultima divinità del pennello di Itegami, il dio del ghiaccio. Sai cosa significa, Ammi? Adesso hai raccolto tutte le tecniche del pennello che avevi perduto. Vabbè, grazie, figli. Eh? Guarda Itegami, Ammi. Cosa c'ha? È un toro. Oddio, sta chiamando tutti. Calmi, calmi. Che succede? Sbam. Questa è bella, questa è bella. Mi piace come arma. Ci abbiamo tipo il mantello. Tanto non uso la spada. Il strumento divino Solar Flare. Che è tipo... Flare sono le fiammate, dai, come si chiamano. Tipo quelle che c'ha il sole. Vabbè. Bene, credo sia tutto. Abbiamo trovato la tanta attesa tredicesima e l'ultima tecnica. Anzi, c'ho la tredicesima all'altra. Il potere tormenta di Itegami può congelare qualsiasi mostro fino all'osso. Un potere adatto per concludere tutto. Come la ciliegina sulla torta. Ehi, guarda quel ragno fiammeggiante lì. Sarebbe una prima vittima perfetta. Posiziona così a caso. Cioè, sono contento, sono d'accordo. Posiziona il pennello su una massa di ghiaccio per sfruttare il potere. Quindi disegna la linea verso il raggio fiammeggiante. Fallo e il potere del ghiaccio dovrebbe scorrere sul tuo pennello. Va bene. Sì, praticamente è come tutte le altre. Acqua e... Acqua, fuoco, erba, tutte le robe così, solo che dovete collegare il ghiaccio. Ah, quel ragno fiammeggiante è buono a nulla se congelato. Allora questo è il potere tormenta, la tecnica finale del pennello. Alla fine ho visto tutte e 13 le tue tecniche. Le 13 tecniche del pennello celestiale, il potere degli dei. Bene, i festeggiamenti dovranno attendere. La prima cosa da fare è uscire di qui vivi. Voglio dire, di che utilità sarebbero le tecniche se sarò morto? Ora non fare nulla di stupido e che ci possa far ammazzare, Ammi. Va bene. Vai tranquillo. Rimangono congelati, vero? Sì. No? No. Ok, mi sembrava troppo strano, infatti, perché se poi... Se poi muovo una roba, cioè se poi congelo una cosa, come faccio a scongelarli? Bene, comunque non è tutto questo un problema, dato che... Porca miseria, però quello non devo congelarlo. Posso scongelarlo? Sì. Allora, se io congelo questi ragni del cacchio... Guardalo! Mamma mia! Mamma mia, che pro! Ok, sì, col fuoco li scongelate senza ucciderli. Che è ciò che vi serve, perché sennò non andate avanti. Aia! Oh! Calmi, eh!
Calmissimo. Cioè, se, mi sembrava strano che se congelassi un robo non potessi scongelarlo. Porca miseria. Aiuto. Scusa. Scusa. Aspetta un attimo. Io voglio anche questi. Che domande. Che domande mi fa? Una schifezza, ovviamente. Però lo voglio. Still alive, bitch. Oh. Salve. Ovviamente ci ha equipaggiato automaticamente Solar Flare, ma di è forte perché è l'ultima arma che troviamo, però a me piaceva la spada, sinceramente. Cioè, volendo tengo anche questo, per carità, però la spada, sai com'è? Vediamo di congelarlo al momento giusto, perché sennò non riusciamo a scalare. Bisogna entrare il tempismo perché se lo fermate troppo in basso non riuscite a salire. Aspetta, ma sbaglio, ne ho lasciato uno. No, erano quelli di prima. Ok. E non so. Eh no. È vero che sono infami? Sono infami perché vi mettono lo scrigno. Brutti maledetti! Guarda testa gente, Dai! Oppala! No, ok. T'azzardare più a fare una roba del genere. Vi disintegro. Vi ammazzo. Oh! Eh no, però!